Prestare soccorso a 360 gradi è l'obiettivo del welfare istituito stamattina in una riunione che si è svolta oggi nei locali della Capitaneria di Porto della città. Il welfare marittimo nasce con l'intento di aiutare i marittimi e le imbarcazioni che si trovano in difficoltà lungo la costa di Gela. Il Porto Isola, attualmente l'unico operativo al 100%, utilizzato finora a scopo commerciale dallo stabilimento ENI, avrà da oggi questo nuovo compito. Il Comitato del Welfare del Porto di Gela, che è stato istituito sotto l'egida del Comando Generale, ha il compito di, come dire, sostenere eventuali criticità, da parte di marittimi extracomunitari che eventualmente dovessero approdare nel porto di Gela. Ci siamo riuniti, abbiamo rappresentato quelli che sono gli intenti per mantenere in vita questo Comitato del Welfare che ha, diciamo, soltanto il compito di andare a tutelare delle categorie che come dire, non stanno tanto bene. È una struttura che nasce a supporto degli eventi bisogno del mare, per cui nel caso in cui ci fossero marittimi che hanno bisogno, saremmo lieti di partecipare, di poterli aiutare proficuamente a rientrare a casa, perché questo si propone il Comitato, cercare di snellire tutte quelle pratiche e dare un supporto sia morale che materiale ai marittimi che si trovano in difficoltà. Le criticità potrebbero essere gli armatori che abbandonano i marittimi, per cui navi vecchie che non hanno più il supporto dell'armatore, per cui economicamente viene meno tutta quella fase di supporto e per cui queste persone rimangono mesi, mesi, se non anni, abbandonati alle vicissitudini della vita. Per cui noi ci proponiamo, nel caso si verificasse una situazione di questo genere, di poter dare supporto a queste persone. Il welfare che poi nasce da lontano, per cui nei paesi anglosassoni c'è da tanto tempo e si chiama postulato del mare, è stato sempre attivo verso questa parte di personale che gira il mondo e che si trova fuori di casa e non ha il supporto della famiglia. Oggi c'è stata una tavola rotonda, quali sono le figure che sono state rappresentate? Beh, tutti gli operatori che lavorano all'interno del porto di Gela eravamo presenti, qualcheduno forse non c'era, ma solamente per impegni pregressi.